E ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, bentornati qui su Gran Turismo Sport Drifting. State sentendo il rumore in sottofondo perché sì, ho già selezionato l'auto che andremo a mettere di traverso quest'oggi. E l'auto che ci toccherà fare quest'oggi è proprio lei, Aston Martin V8 Vantage S del 2015. Andiamo nel Regno Unito per mettere di traverso un marchio di lusso, un marchio sportivo britannico che probabilmente potrà cavarsela bene o probabilmente potrebbe portarci alla rovina, nel senso potrebbe fare una figura barbina rispetto alle altre auto che abbiamo utilizzato. Questo ovviamente non lo sappiamo, quindi dobbiamo andarla a scoprire. Andiamo con la Aston Martin V8 Vantage S nel circuito di Tsukuba, proviamola a mettere di traverso, diamo una rapida occhiata alle impostazioni, se c'è qualcosa da cambiare, se c'è da mettere le gomme e quant'altro, e andiamo in pista per vedere come se la cava questo mostro britannico incredibile, anche molto affascinante, molto bello da vedere in pista di traverso. Ok, allora, front rear, quindi motore anteriore, trazione posteriore. Disattiviamo la trazione, mettiamo le gomme comfort dure ovviamente. Bilanciamento dei freni io lascerei quasi zero, perché comunque avendo un motore anteriore c'è già abbastanza carico sull'anteriore, quindi caricarlo ulteriormente in fase di frenata potrebbe essere un pochino eccessivo. Lasciamo 120 sul posteriore, mettiamo un 110 sull'anteriore, lo abbassiamo di un po'. Anche qui campanatura facciamo un 1,5 e un 2, che generalmente è pressappoco standard, il resto lo lasciamo normale. Allora, abbiamo un 436 cavalli per un 1610 kg di peso, quindi abbastanza pesante, abbastanza potente, potrebbe essere equilibrata, questo non lo sappiamo, andiamola a scoprire. Quindi andiamo in pista al Tsukuba e vediamo come ce la caviamo. Abbiamo abbastanza punti da dover fare per entrare in classifica ormai. Nel senso, per entrare in classifica in posizioni che possono contare. Vediamo come se la cava. Dobbiamo gestire una seconda. Ovviamente dando potenza prende molta coppia la Aston Martin, quindi è probabile che giocarsela di seconda barra terza potrebbe essere ottimo. Sì, sì, l'auto sembra essere sembra essere ottima. E come ho immaginato, siamo andati lunghi. Come ho immaginato, il bilanciamento dell'auto è già importante così. A parte lo zero punti che abbiamo fatto adesso, volevo riavviare prima di concludere il primo tentativo, ma va bene. Avendo già un motore anteriore c'è abbastanza carico davanti in fase di frenata, quindi il posteriore già si alleggerisce di suo. Poi l'abbiamo un pochino alzata dietro, quindi riusciamo ad avere la giusta, le giuste dinamiche per poterla far intraversare. Quindi con un bilanciamento dei freni che lasciamo equilibrato riusciamo a fare tutto quello che ci occorre. Ok, calma, calma, calma. Vabbè, nonostante tutto, oddio, siamo riusciti a fare anche abbastanza punti in realtà. Ok, 10.007. L'ultima curva me la sono un po' rischiata perché è un pochino stretta e si tende ad allargare, ma se vai troppo largo perdi punti, quindi è rischioso. 10.752, vai, l'ultimo tentativo, proviamo a vedere se facciamo qualcosina in più. Perbacco ragazzi, perbacco, 12.099, uno dei migliori punteggi fatti al Tsukuba Circuit, non male questa Aston Martin, holy shit. Ragazzi, la V8 Vantage qui nella classifica, diciamo speciale, nella classifica inerente solo al Tsukuba Circuit,
è dietro solamente alla Camaro ZL1, che ricordiamo è la prima in classifica, con 12.349 punti, e davanti la Chevy Nova, terza in classifica, con 12.075. Però la Camaro è prima anche nella classifica generale. Signori, l'Aston Martin ci mette il pepe nel sederino, inizia a farci capire, guarda che forse possiamo insidiare le posizioni che contano, però per farlo deve fare una buona performance anche nel prossimo circuito, il circuito di Suzuka. Sappiamo essere un circuito ostico, specialmente per la concatenata. Andiamo a vedere se la Vuoto Vantage saprà cavarsela egregiamente. Ed eccoci pronti, circuito di Suzuka, let's go, dentro con la Vuoto Vantage. Adesso sono curioso anche io di vedere come se la cava, perché le aspettative sono state delle migliori al circuito di Tsukuba. Vediamo. Non sembra cavarsela male. Subito un quasi 8.000 punti. Penso che in terza sia la miglior cosa. Oddio, forse in seconda è ancora meglio però, eh. Andare al limitatore e mantenerla. È la potenza giusta, probabilmente. Il giusto compromesso tra potenza, controllo. Mamma ragazzi, mi sa che questa Aston Martin può insidiare le posizioni che contano. Va bene, abbiamo fatto un po' di errori, però comunque ragazzi, 27.032 al primo tentativo, anche non perfetto. Tanta roba ragazzi. Quindi vediamo se possiamo racimolare qualche punticino in più, signori. Vediamo. Il punteggio da battere ovviamente qui al Suzuka è quel 30.000 fatto dalla Mach 40, ragazzi, che qualcosa di pazzesco. Niente. Cazzo, la stavamo tenendo non so come. Probabilmente avevamo solo la ruota posteriore sinistra fuori, ma mi stava partendo, ho preferito evitare. Holy shit! Ragazzi, l'apoteosi quest'auto, quanta soddisfazione! 29.029 punti! Mamma ragazzi, se viaggia questa Aston Martin! 29.029! Clamoroso! 28.127! Vabbè. Va bene, dai, abbiamo fatto un po' meno punti nel secondo settore, potevamo farlo meglio, ma va bene così, ci accontentiamo ragazzi. Terzo tentativo concluso, non siamo riusciti a migliorare quel 29.029 di prima, andiamo a fare il totale e vedere come se la cava la Aston Martin Vuoto Vantage, ma penso che sia abbastanza alta in classifica. E allora pronti con questa Aston Martin a fare il totale del punteggio per vedere come si è posizionata in classifica. La Aston Martin fa un punteggio di 12.099, pazzesco, al Tsukuba Circuit, il secondo miglior punteggio di quel circuito, e fa un 29.029 al Suzuka Circuit. Il totale, la piazza in quarta posizione a 41.128 punti, appena dietro la Chevy Nova e davanti di ben
quasi 2000 punti della Subaru da Formula Drift. Signori, che dire? Ci ha dato delle aspettative dopo il circuito di Tsukuba, aspettative che ha soddisfatto alla grande. L'Aston Martin fa un punteggio eccezionale, non entra in top 3. Top 3 arrivarci è veramente complicato, ma aveva probabilmente e ha probabilmente le carte in regola per poter insidiare le prime tre posizioni. Ovviamente le regole le sappiamo che non possiamo far più di tre tentativi completi. Se ci perdiamo un po' di tempo, probabilmente il terzo posto lo prende, ma non sarebbe corretto nei confronti di appunto la Camaro, la McForty e la Scevinova che appunto hanno effettuato quel punteggio nei tre tentativi da regolamento. Quindi non sarebbe corretto ai fini della serie nei confronti delle altre auto, ma l'Aston Martin si è dimostrato un'ottima auto per il drifting. Io, signori, vi saluto qui. Vi invito a lasciare un like, un commento ed iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio di Gran Turismo Sport Drifting e ci vediamo ad un prossimo video, sempre ovviamente qui sul mio canale. Ciao a tutti, ragazzi!